Gela è una città che stupisce il mondo per la quantità dei suoi reperti archeologici, sempre di grande bellezza. Parole e musica del critico d'arte Vittorio Sgarbi durante un incontro avuto con il sindaco Domenico Messinese. Il primo cittadino si è detto d'accordo con il noto critico d'arte sulla necessità di far conoscere ad una più ampia platea il patrimonio monumentale, artistico e culturale di Gela. Bisogna prendere 10 opere importanti e portarle a Milano, ha suggerito Sgarbi, per far sì che il nome della città entri in un grande circuito e faccia capire che Gela merita di essere visitata. All'incontro hanno preso parte anche gli assessori comunali Fabrizio Morello e Francesco Salinitro. Tra gli argomenti si è discusso anche di politica. Sgarbi ha ricordato il suo impegno a Gela contro la costruzione del comando dei vigili del fuoco in prossimità delle mura timoleontee e della sua contrarietà all'ex governatore della Sicilia Raffaele Lombardo, quando propose di realizzare in città un museo dell'arte contemporanea. Il sindaco di Gela e Vittorio Sgarbi si sono ripromessi un nuovo incontro a breve termine per approfondire le strategie necessarie ad esportare l'immagine positiva di Gela nel mondo. Una città difficile che ha delle cose bellissime, un museo straordinario. Io pensavo che Lombardo voleva fare un museo d'arte contemporanea a Gela. Fai un grande museo di archeologia, che è la cosa che uno vuol vedere a Gela. Io tra l'altro sono un padrino di un momento importante della città, perché quando Crocetti era solo consigliere comunale di opposizione, mi chiamò, era un ragazzo umile, si capiva che era inadeguato anche a fare consigliere comunale, però insomma con un certo entusiasmo mi chiese di difendere le mura megalitiche dalla possibile caserma dei vigili del fuoco. Io feci di tutto, non la fecero. Quindi quella è una cosa importante. Dopodiché sono venuto in altre occasioni e è una città che ha molto, molto bisogno. Quindi occorrerà immaginare che un sindaco faccia quelle 5 o 6 cose che restituiscono Gela alla sua dignità di grande città. Ed è importante nei musei, soprattutto nelle attività culturali, ma a volte alla storia. È una città che stupisce il mondo per la quantità dei suoi reperti archeologici, sempre di grande È bellezza. stata aperta la nave greca l'altro giorno. Avete fatto bene. Poi bisogna prendere 10 opere importanti e portarle a Milano, in maniera tale che, come si poteva fare l'Expo, che il nome di Gela entri come ambasciatore del tra le territorio, evidenti. perché non ci consiglio? Sì, dobbiamo che l'avevo detto. Basta poche, però, che facciano vedere che merita che uno vada a vederla. Insomma. È una città difficile, quindi richiede l'impegno di un sindaco entusiasta e che non si faccia mettere nell'angolo da delle